E qualcuno sembra dire baci da Panama. Buongiorno, benvenuti alla nostra puntata del sabato di Omnibus, dedicata come da copertina montata con saggezza e capacità da Maurizio Gaggiotti ai Panama Papers. Tanti volti, tanti personaggi più o meno noti, tanti potenti della terra che adesso tremano un po', però una domanda ce la dobbiamo fare. Non per ridurre la portata, che peraltro è storica, di questa inchiesta svolta dal Consorzio Internazionale dei Giornalisti, però una domanda, ce la dobbiamo proprio fare. Possibile che in Italia, grande paese, considerato uno dei più grandi paesi per quanto riguarda le classifiche dell'evasione fiscale, ci si debba poi ridurre a quelle tre o quattro persone? Molto note, ma insomma, della serie, tutto qui? Cercheremo di rispondere a questa domanda abbastanza epocale, perché siamo probabilmente tutti della stessa opinione, cioè che la più grande evasione fiscale della storia nessuno la scoprirà mai, perché quelli bravi sanno come si fa, e ne parleremo oggi. Cercheremo con i nostri ospiti di raccontarci poi se questa straordinaria inchiesta presuppone una partenza anche giuridica. Tutto quello che stiamo leggendo in questi giorni che riguarda Panama è legale? È illegale, è lecito, illecito è sicuramente immorale, ma siamo spesso sul filo del rasoio della legalità, perché ricordiamoci che in molti paesi questo tipo di operazione si può fare, e chiaramente ci sono anche dei trattati che prevedono per esempio la doppia imposizione. Cercheremo di parlarne oggi e intanto presento subito i nostri espertissimi. Eugenio Benetazzo, che per carità si può definire economista, ma sicuramente fuori dal coro. Poi Nunzia Penelope, giornalista. È molto restrittiva dire che Nunzia Penelope sia solo una giornalista, è un'espertissima anche lei di questioni fiscali, un libro suo, un bestseller storico, Soldi rubati, peraltro il titolo diceva e dice ancora tutto, perché poi lo scenario non è assolutamente cambiato. Piero Sansonetti, direttore del Dubbio, anche qui dire giornalista è molto riduttivo. Poi abbiamo con noi Francesco Petrelli di Oxfam Italia, un'associazione che, come sapete, non voglio definirla lobby, però è una di quelle lobby buone, perché poi sull'evasione fiscale ha costruito analisi, inchieste e adesso anche un'importante petizione di cui poi dopo vi parleremo. E poi da Zurigo abbiamo Enzo Caputo, che torna a trovarci. Studio legale Caputo e Partners. Lei peraltro ha lavorato qualche anno con quello studio legale famoso di cui si parla tanto in questi giorni, quello dei Panama Papers, Mossack e Fonseca, e ci racconterà un po' però anche come funziona questo mondo, che a noi dà l'impressione di muoversi davvero sul filo della legalità e dell'illegalità. Insomma, bisogna che su questo ci spieghiamo bene alcune cose. Quattro possibili innocenti, diciamo così, è un po', non esce fuori, è la verità che non esce. Quanti sono gli evasori? Adesso loro l'hanno, quanti sono gli evasori fiscali in Italia? Sempre ufficiali, perché a me piace sempre lavorare su cifre ufficiali. Allora, la Banca d'Italia ha certificato che gli italiani hanno portato all'estero negli ultimi anni tra i 180 e i 200 miliardi, solo che nessuno di loro è andato a Panama, li hanno portati tutti in Svizzera. Belize, sì, metri. E poi da lì. No. A proposito della Svizzera, Caputo, avvocato, insomma, lei è la sua Zurigo, stiamo parlando della Svizzera, lei secondo me ne sa molto più di noi. Ecco, vorrei fare una precisazione. Prego. Bisogna considerare che i soldi spesso e volentieri non stanno a Panama. Panama è solo la struttura, la società. Poi una società X fondata a Panama ha il conto spesso in Svizzera, perché in Svizzera sono gestiti il 30% di tutti i bankable assets, sono gestiti in Svizzera. Dunque il 30% del capitale del mondo liquido da investire in conti bancari si trova in Svizzera. Dunque tutte queste società hanno il conto in Svizzera, certo non in Panama, perché sarebbe un rischio avere i soldi in una banca panamense. Invece in Svizzera c'è più stabilità, più sicurezza, più storia, più tecnologia bancaria, più servizi più raffinati, servizi più professionali. Poi questo studio Mossack Fonseca è solo uno dei mille altri studi, come ha detto bene la signora che ha ricevuto offerte per formare società offshore per $100. È un grandissimo business, cioè Mossack Fonseca è solo la punta dell'iceberg di questa industria. Comunque questa è un'industria legale che serve all'ottimizzazione fiscale, in principio. È chiaro che poi può essere usata per l'evasione fiscale, per tante altre cose, però
è uno strumento per fare ottimizzazione fiscale. Ecco, dietro l'ottimizzazione noi da comuni mortali fiscali vediamo spesso però delle operazioni sul filo della legge. Io intanto le faccio una domanda ancora, Caputo, la sfruttiamo visto che comunque lei è competente proprio anche dal punto di vista geografico per spiegarci alcune cose. I famosi italiani che dalla Svizzera dovrebbero più o meno essere emersi, la famosa voluntary disclosure, in realtà sono emersi verso l'Italia o secondo lei se ne sono andati verso altri paesi, peraltro anche molto vicini perché si ragiona sempre di Svizzera, ma mi pare che l'Austria abbia mantenuto ancora per un po' di tempo il proprio segreto bancario per quei 2 anni che magari permettono di fare altre operazioni. Scusi se sono stato molto, molto franco. Quelli che hanno fatto la voluntary hanno fatto bene a fare la voluntary disclosure, perché il mondo diventa sempre più trasparente. Quelli che non l'hanno fatta sono andati in Panama, proprio nella banca, in una banca panamense, e sono andati soprattutto a Dubai. Mi ha telefonato un amico proprio 2 giorni fa e mi ha confermato che ha visto file con 1000 persone a Dubai, fra le quali tanti italiani, aprire conti offshore, cioè comprare società offshore e anche aprire il conto però anche a Dubai, la società offshore più il conto, perché in Svizzera diventa sempre più complicato. Un'apertura a conto in Svizzera con le leggi antiriciclaggio molto severe può durare anche 1 mese o anche più addirittura. Dunque i svizzeri questo mestiere lo fanno molto serio, prima di aprire è là che si deve controllare, nell'apertura del conto bancario, non tanto della società, la società è solo lo strumento per detenere il conto, ma la due diligence si deve fare nell'apertura del conto e soprattutto col formulario A, e se su qualsiasi struttura che apre un conto in Svizzera, la banca svizzera ha la legge più severa del mondo nell'antiriciclaggio, e verifica l'ultimate beneficial owner col formulario A, che lo faccio prima vedere qua in camera. Questo è il famoso formulario A dell'UBS. Qua sopra si scrive contracting party, cioè con chi si fa il contratto, per esempio la società offshore, e qua il direttore della società offshore deve dichiarare chi è il beneficiario economico, cioè l'ultimo beneficiario economico, ultimate beneficial owner. E questo è un lavoro che si deve fare molto accuratamente, appunto che non succede che un cellista, uno che suona strumenti come l'amico là di Putin, possa avere conti con dei miliardi. E dalla banca sarebbe stato compito della banca a non aprire questo conto. Chiarissimo, Caputo. Petrelli, contati fin qui tanti nomi, tanti volti, tanti personaggi, però sembra quasi che uno finisce per prendersela per alcuni personaggi perché magari si sente tradito, perché li stima, perché sono personaggi presenti nella nostra vita quotidiana, fanno televisione, fanno cinema, ma a parte questo l'impressione che abbiamo è che forse c'è molto molto di più, e quelli che poi non emergono sono quelli straordinariamente bravi a nascondersi. Sì, infatti... Sono quelli straordinariamente bravi a nascondersi. Innanzitutto mi chiedo perché in tutti questi elenchi di nomi che vengono fuori, guarda caso, non è uscito manco un narcotrafficante. Ora, voglio dire, non è che loro di soldi da distribuire per il mondo, sicuramente ce n'hanno tantissimi, ma adesso non è che non sono usciti nei Panama Papers. Qualche anno fa c'è stata un'audizione parlamentare, quindi anche lì documento ufficiale di un magistrato antimafia che si è occupato molto di seguire il traffico di droga, e lui disse in questa audizione, dice, sa, noi riusciamo a intercettare grandi carichi di droga, ne facciamo continuamente di sequestri eccetera, ma non abbiamo mai trovato un centesimo, cioè non riusciamo a intercettare i soldi, poiché la droga comunque viene pagata, no? Chiaramente viene pagata in contanti, perché non è che allo spacciatore gli fa il bonifico, diciamo. E allora lui giustamente si chiedeva, noi stiamo lavorando da anni sui traffici di droga, ma ancora non abbiamo capito come si muovono i soldi della droga. Ora, questo per dirti quanto stiamo all'anno zero. Poi, tornando... Ovviamente, spesso assistiamo alle chiusure d'ufficio dei rapporti bancari, cioè la banca quando... negli ultimi 2 anni, dall'inizio del 2015, Caputo, sentiamo un attimo. Quando percepisce che c'è questo tipo di rischio o che il soggetto che è titolare del rapporto non ha una situazione di regolarità fiscale, lo chiama, chiude d'ufficio, gli dà un assegno circolare non trasferibile e dice adesso vado a rendere bancario da Caputo, parte. È così? Caputo, è così? Ha ragione, signore. Difatti le banche svizzere troncano i rapporti
cioè uno che vuole aprire un conto oggi con fondi non dichiarati, è impossibile farlo in Svizzera. Tutti quelli che non hanno fatto la voluntary si trovano con i conti bloccati in Svizzera, non possono fare neanche investimenti, cioè praticamente sono fondi espropriati. Queste sono le conseguenze della Maiskeldpolitik, della politica del denaro bianco che la Svizzera ha dichiarato di fare. Sono veramente molto molto severe queste regole come vengono adempite adesso. Invece prima era tutto diverso, prima al cliente si consigliava di fare, se aveva portato i contanti, si apriva il conto, li si offriva subito alla società offshore e si separavano gli averi dichiarati dagli averi non dichiarati. Gli averi non dichiarati andavano in strutture offshore. In cima alla struttura c'era di solito un trust che funge come holding. Poi sotto c'è la underlying company, che sarebbero tutte le società offshore che detengono barche, che detengono lo yacht, o detengono l'immobile a Londra, o detengono royalties o altri assets, e si guardava esattamente che fosse completamente separate, cioè nessuna transazione del capitale non dichiarato doveva contaminare il capitale dichiarato, il capitale ufficiale. Questo era anche importante per assicurare la successione, cioè in caso di successione gli averi offshore non figuravano mai in un atto ereditario, ma era il trustee che poi faceva o fa ancora tutt'oggi fa la pratica di successione, ecco. Spesso si tratta, secondo me, prego Caputo, abbassare le tasse a un livello ragionevole, non come in Italia le tasse così alte come in Germania, ma le tasse normali come siamo in Svizzera, così le pagano tutti, così la gente non va più fuori dell'Italia ma paga le tasse. Quando deve pagare il 20% delle tasse le paga, se invece deve pagare il 60% di tasse va all'estero e fa ottimizzazione fiscale. Caputo, ma lei è veramente convinto che se le tasse si abbassassero ad aliquote accettabili e sostenibili per tutti ci sarebbe davvero un'emersione del sommerso? Sinceramente. Conventissimo, perché in Svizzera è così. In Svizzera c'è pochissima evasione fiscale perché le tasse non sono non è reato in Svizzera l'evasione fiscale, non è manco reato. Il vostro è un paese un po' diverso dal nostro però, poi lei è italo-svizzero. Anche in Svezia c'è poca evasione fiscale, le tasse sono Caputo, alte. Se avrò mai qualche soldo, chiedo a lei come sistemarli. Come si sistema facendo il rientro della disclosure. Non sono Caputo, infatti Caputo ci raccontava all'inizio della puntata di queste file di centinaia e centinaia di nuovi clienti che bussano alle banche di Dubai e molti sono italiani. Tanto i nomi non ce li può dire, non ci può dire neanche i nomi di quelli che detengono, italiani, un grande patrimonio immobiliare a Panama. Però io insisto con la domanda che le ho fatto prima: la cosa più strana che le hanno chiesto e alla quale si è opposto? La cosa più strana è, se prendo in consegna soldi sporchi, naturalmente quella è la cosa più strana. Io in questi casi naturalmente li mando via, questi clienti che vengono con domande di questo genere di riciclare soldi sporchi. Naturalmente nel passato sono stati alimentati tanti conti in Svizzera con soldi in contanti provenienti dall'Italia, però questi erano sempre soldi evasi al fisco, sì, ma erano sempre soldi di provenienza, cioè le banche svizzere hanno sempre esaminato, anche se hanno preso i soldi in contanti, hanno sempre esaminato la lecita provenienza, cioè sapevano che erano soldi evasi, però non erano soldi di attività criminali, spaccio di droga, corruzione e altre cose, cioè su questo hanno fatto sempre attenzione. Ci ha detto una cosa molto importante, ora non che gli italiani credano nella Svizzera buonissima, però è un paese molto vicino a noi, peraltro lei è un po' a metà perché le sue origini sono profondamente italiane. Noi abbiamo sempre guardato alla Svizzera come un paese molto più fortunato di noi per quanto riguarda segreto bancario e chiaramente tutto quello che gira intorno al fisco. Peraltro è vero, la nuova frontiera, magari poi prima di chiudere la puntata ce lo racconterà, non è tanto più il segreto bancario, ma spesso in Svizzera si viene non soltanto per le banche ma anche per quei cantoni che offrono ripari straordinari dagli occhi indiscreti del fisco. Ma insomma, magari ne parliamo dopo o ci faremo un'altra puntata, perché qui poi davvero il discorso è molto ampio. Ci fermiamo per un po' di pubblicità. Lu, siamo ai saluti, ma insomma, come non salutare l'avvocato Caputo? A lei l'ardua sentenza. Innanzitutto, le è piaciuta la puntata? Qualcosa abbiamo raccontato anche grazie a lei. È sempre interessante imparare tante cose sull'Italia. Comunque
il suggerimento mio è per il governo italiano di abbassare le tasse, di fare la flat tax del 25%, così la pagano tutti e la gente non va, non scappa più nei paradisi fiscali. E i soldi rimangono in Italia, la gente non va a cercare alternative. Paga il 25% di flat tax e le pagano tutti e stanno tutti bene. Probabilmente una bella puntata di Omnibus nel 2020 ne parlerà. Grazie per averci seguito, ringraziamo Caputo da Zurigo, i nostri ospiti in studio. Vi auguriamo un buon sabato, dopo di noi arriva Coffee Break con Flavia Fratello, noi speriamo di esservi stati utili, vi abbiamo fatto riflettere e magari qualche cosa ve l'abbiamo anche raccontata, che fa sempre comodo. Arrivederci.